Patata, cipolla e carota sono i tre ingredienti scelti per questa gara tutta particolare della Ciambotta. Si svolge a Savoia di Lucania e i 15 team per le Ruralia di 2015 nel minor tempo possibile, aiutati da un mestolo e tramite un coperchio, devono riempire delle pentole. La prova della Ciambotta è molto particolare e incarna perfettamente quella che è proprio la comunità di Savoia. Prontissime le squadre, prontissimi anche i Basilischi Roots che si sono esibiti in questo lungo weekend. Savoia di Lucania per la prima volta accoglie nel suo cuore le Ruraliadi e lo fa attraverso la Ciambotta, un piatto tipicamente lucano. Sì. Buonasera a tutti. Questa sera i ragazzi sono tutti qua aggregati per fare appunto questo gioco della Ciambotta, un gioco di aggregazione sociale che coinvolge tutti. E avere 15 comuni, giovani di 15 comuni qua non può che essere positivo, perché è un modo per confrontarsi e soprattutto anche per intraprendere percorsi di cose da fare insieme, e fare queste cose che non può che essere positivo, soprattutto per noi che siamo una piccola comunità. Ecco, vediamo ad esempio qui nei pressi della Via del Carmine, vicino a Piazza Plebiscito, uno dei punti ristoro che sono stati organizzati anche grazie soprattutto all'amministrazione comunale, quindi non soltanto la Ciambotta, ad esempio anche i cavatelli con il ragù. Sì, i ragazzi veramente si sono molto impegnati, tutti, nessuno escluso, ognuno per la sua parte ha dato il proprio contributo. Infatti dopo i giochi possono gustare un piatto tipico salviano. Stiamo lavorando in un percorso intorno all'antico castello, dove oltre a trasferire questo museo della memoria, recuperare anche i borghi e quindi fare dei punti di ristoro all'interno dell'antico castello, dell'antico centro storico. Stiamo lavorando con la regione e l'APT proprio perché, una volta completato questi percorsi all'interno dell'antico borgo, possano creare dei veri pacchetti turistici e quindi creare lavoro intorno a questa opportunità che offre il nostro territorio nella sua piccola realtà. L'unica soluzione è l'immigrazione. Per la prima volta alle Ruralia di, per questa competizione tutta rurale del Marmo Platano Melandro, i Basilischi Roots in questo weekend di apertura. Com'è andata? Siete nella tappa di Savoia di Lucania. Beh, siamo felicissimi di questo weekend, credo che le prime due tappe sono andate molto bene e quindi ci aspettiamo di bissare il successo anche di ieri sera. Savoia di Lucania è bellissimo, bellissimo paese come Sant'Angelo e Sasso, quindi per noi è stato fondamentale e bello esserci, quindi ringraziamo tutto lo staff che ci ha chiamato e ci ha voluto, quindi viva le Ruraliadi e viva la musica. Qual è stato l'impatto con il pubblico? Com'è andata fino a notte fonda? Beh, l'impatto è stato immediato anche grazie al calore dei partecipanti, che davvero sono stati fenomenali. Quando il pubblico risponde il concerto va sempre bene, quindi il ringraziamento più grande va veramente ai ragazzi, che sono di una bontà, di una gentilezza e di una forza d'animo proprio contagiosa e calorosa. Parliamo un po' della vostra storia, quando nasce la vostra band, i vari componenti che si sono anche alternati e il genere musicale. Allora, la nostra storia ufficialmente nasce nel 2009, però ovviamente ci portiamo dietro anni e anni di adolescenza, di ascolti musicali che ci hanno portato poi ad esprimerci in questa maniera, quindi reggae music, dub music, ska music da quando eravamo piccolini, e quindi è stato facile per noi prendere questa strada. I componenti si sono cambiati, però il sound e il groove è rimasto intatto durante tutti questi anni,
e sta ovviamente migliorando anno dopo anno. Marco è componente dello staff per quanto riguarda gli arbitri, allora spieghiamo in cosa consiste la prova della ciambotta qui a Savoia di Lucania. Allora, la prova si rifà al piatto della ciambotta tipico locale, è una prova a tempo a cui partecipano 5 concorrenti per comune, di cui 2 dovrebbero essere donne. E in pratica ciascun concorrente dovrà prendere uno degli ingredienti della ciambotta, bendato, dovrà andare a fare un percorso, prendere questo ingrediente e riportarlo nella pentola. L'ultimo componente prenderà il coperchio, chiuderà la pentola a significare che la ricetta può concludersi. Da regolamento avete sollevato come siano indispensabili concentrazione e anche coordinamento. Cos'altro? Beh, è necessario essere attenti anche ai suggerimenti degli altri perché possono aiutare a capire quale ingrediente si è preso, perché bisogna affidarsi esclusivamente al tatto. Quanto riguarda anche i punti da assegnare, sono 25 punti a chi dovesse risultare il team vincitore. Per una prova inedita è importante anche questo. Beh sì, sono tanti punti per la classifica finale. Siamo alla quarta prova, quindi insomma il percorso è lungo, ma valgono tanto. Team di casa, team pronto per la prova che cambia location per l'edizione 2015, il perché e se davvero rispecchia la vostra comunità? Sì, cambia location perché riusciamo a svolgerla in piazza e quindi ci sarà, spero, sicuramente più partecipazione da parte della popolazione e poi è cambiato anche il gioco, quindi stasera proveremo a cimentarci con questo nuovo gioco che non conosciamo. Ecco, ricordiamo lo scorso anno il lancio del Lazio, eravamo in un ranch, questa volta la ciambotta, beh, un piatto tipico di questo territorio. Sì, sì, è un piatto tipico di questo territorio, quindi rispecchia sicuramente la ruralità e il nostro territorio naturalmente. Con quale spirito affrontate, dopo lo scorso anno, le Ruraliadi per il 2015? Allora, l'anno scorso siamo arrivati al terzo posto e quindi abbiamo ottenuto un buon risultato. Sarà difficile ripetere il risultato, però ce la stiamo mettendo tutta, ci mettiamo tutto l'agonismo possibile. Speriamo di fare un ottimo risultato anche quest'anno. Presentateci anche per i nostri telespettatori Savoia di Lucania, perché magari visitarla sia in occasione delle Ruraliadi ma anche durante l'anno, perché? Allora, Savoia di Lucania è un centro situato su un cucuzzolo di una montagna ed ha molte particolarità del territorio. Abbiamo le cascate del Vallone del Turno, che sono delle cascate bellissime, sono 4-5 cascate più c'è un mulino antico ad acqua ed è molto bello da visitare. Infatti questa mattina hanno fatto l'escursione alle 10 questa mattina. Come è andata? È andata bene, c'è stata una grande partecipazione, c'è stata la guida che ha portato sul posto, le persone sono rimaste soddisfatte. Poi abbiamo il museo, dove c'è una raccolta di cimeli fascisti e poi è il museo dedicato a Giovanni Passanante, nostro conterraneo che nel 1878 ha tentato la vita di re Umberto I. E poi abbiamo il castello, la chiesa madre qui nel centro storico, che sono anche delle belle opere architettoniche molto antiche, da visitare sicuramente. Per la ciambotta pronti o comunque una lotta alla pari? Io credo che sia una lotta alla pari perché è un gioco nuovo per tutti, quindi cercheremo di mettercela tutta, ecco.